domande che dovrete fare voi. Spinello sì o Spinello no? Non è rispondere a questa domanda Spinello sì o Spinello no. È la domanda che è stupida. La grande domanda da farsi non è Spinello sì o no. La grande domanda è: dove è andata a finire la canapa? Caso, dove è andata a finire? Come fa una pianta a essere fuori legge? Cioè, abbiamo messo fuori legge una pianta, perché uno degli usi più stupidi, fumarla, è uno degli usi più stupidi. Abbiamo messo fuori legge una pianta. È come se tu bevi, ti viene un po' di cirrosi, mettiamo fuori legge la vigna, perché tu sei... Che cazzo? Ma allora, com'è potuto succedere che sparisse una roba straordinaria dal mondo? È sparita dall'immaginario del mondo! Non c'è più! Com'è potuto succedere che una pianta dove si faceva tutto, tutto, ci si faceva vestiari, corde, si faceva, alcuni popoli ci mangiavano, il Nepal mangiavano i semi, facevano qualsiasi cosa. Si faceva, con questa pianta cresce a qualsiasi latitudine. Si può curare un sacco di malattie con questa pianta qua. Il Nepal mangiavano i semi, ci facevano il fuoco, ci facevano la carta. C'è la carta più bella del mondo. La Costituzione americana e le banconote francesi sono stampate sulla canapa, carta di canapa, non tagli alberi, straordinari. Dio mio, i nostri pensionati, ci puoi fare olio, i nostri pensionati magari si possono scaldare. Invece di acchiappargli la minima sotto gli occhi così, li puoi fare dare un po' di canapa di questa. Se la lavorano un po' e se ne sbattono i coglioni, fanno due tiri e vaffanculo l'INPS, la cassa malattie. Allora, com'è possibile che una cosa così, con la quale si faceva tutto, dal glaucoma si curava, si curavano un sacco di malattie, sia scomparsa? Com'è possibile? Ford, l'uomo più straordinario, il più grande imprenditore d'Europa, del mondo, è stato l'uomo che dava il doppio del salario ai suoi operai. Perché? Perché col doppio del suo salario gli operai compravano le sue macchine, glielo metteva nel culo due volte, loro... ma era un imprenditore, non era un benefattore. Oggi succede esattamente il contrario: chi lavora il salario non può più permettersi di comprare quello che fa. Lui l'aveva già capito nel 1930 e faceva una macchina che potevano comprare tutti, la Ford T, interamente di canapa. Questa è la Ford T, carrozzeria di canapa, gomme di canapa, interno di canapa. Andava a etanolo di canapa. Questo è un documento rarissimo, signora, cosa si è data in testa? Va bene, poi ne parliamo, della sua lacca, caso. Questa è la Ford T, martellata, molto più elastica dell'acciaio. Come ha fatto? Questa era una macchina ecologica, 50 anni fa. Se la buttavi via ti potevi sbriciolare, non so, il cruscotto, frantumare, e ci davi due pipate e poi la buttavi via. Potevi anche farlo. Ma scusa. Allora, succede che nel 1935 Ernst, il magnate, il grande magnate, il Murdoch dell'epoca, quello che faceva i giornali con i suoi alberi, scopre insieme a Dunlop, il più grande chimico, l'azienda chimica del mondo, scoprono il nylon. E Dunlop, quello delle gomme, DuPont, l'azienda chimica, cominciano a far sparire la canapa perché c'era il petrolio. E c'è una dichiarazione di Ernst che dice, e Rockefeller, che dicono: perché violentare la natura tagliando la canapa? C'è il petrolio. Col petrolio potremmo proteggerla, la natura. Era questa grande buona fede, era il progresso che avanzava. Eliminano la canapa, Ernst comincia sui suoi giornali a dire, urgono delle misure, si comincia a chiamare droga una pianta, droga, e tu chiami droga, la parola droga, e cioè, chi la usa è un drogato, quindi la parola droga. È pericoloso quando usi droga, malato di mente, sei drogato, la droga. E cominciano la droga, perché tutto ciò viene abolito, tutto ciò che ti puoi fare da solo.
tutto ciò che ti puoi fare. Fino al 1900 farsi le pippe diventavi cieco, ti ricordi? Diventavi cieco. Se invece ci fosse stato in vendita un guanto da 1,5 milioni che compravi in una farmacia, potevi massacrarti dalle pippe e ci vedevi da Dio. Però non c'era. Allora tutto ciò che passa attraverso la tua autonomia sta sulle balle all'autorità. Allora decidono di togliere questa pianta e cominciano. Hearst comincia sui suoi giornali, fatti con la sua canapa, con la sua carta, e comincia a dire: urgono misure contro la droga. Vai avanti. Sui giornali comincia: la marijuana miete, fa diventare matti i ragazzi in 30 giorni, l'hashish, God use the, l'uso fa diventare una carneficina a chi lo usa, diventa tutta una carneficina. Queste cose qui cominciavano a pubblicare. La marijuana miete molte vittime. E si comincia ad abbinare la droga, cioè la canapa marijuana, al mostro, il mostro Frankenstein. Se incontrasse il mostro della marijuana, il mostro Frankenstein cadrebbe a terra morto. Pensa cosa dicevano. Poi cominciavano a menarlo col razzismo, l'etnia, ecco, i messicani si drogano, i messicani, i negri, i meticci e gli italiani. C'eravamo anche noi, perché dove c'è una schifezza ci siamo sempre anche noi. Che cazzo. E si comincia, orge, e le fotografie sono queste, la marijuana, la pianta con le radici all'inferno. Word orges, orge terrificanti, parti, passioni, orge, Dici che cos'è un'orgia, porca puttana, ma è di Borzonasca. Mettono. Nel 38 il nipote del più grande banchiere dell'epoca, Milon, Aslinger, che decide con una legge di abolire la droga nel mondo e fa una legge per proibirla. E lì c'è scritto: "Since beginning of the end for the drug traffic". È iniziata la fine del traffico della droga nel 40. C'è stato un boom di vendite che se questo qua si fosse fatto i casi suoi, probabilmente si sarebbe esteso un pochino, ma l'ha proibita. Ed è diventato il cancro nel mondo. Aslinger, questo era il nipote di Milo, e nelle scuole cominciavano a proiettare questo filmato qua, che ho solo io, perché questo l'ho avuto, vabbè, ora non vi dico. Lo spinello maledetto. Nelle scuole i bambini vedevano questa roba qua. Erano immagini commentate dallo psichiatra, che diceva: subito ti dà un senso di vuoto, poi viene l'euforia, ti viene un senso di benessere, ma è tutto finto, perché il demone che è in te è lì pronto a scattare fuori. Non riesci a capire quando, lo psichiatra che dice, è un momento così, tutto sembra gioia, di ridere, felicità, ma il demone può scatenarsi. Sei in casa tua con i tuoi parenti, magari c'è tuo fratello che dice che cazzo hai, pum, e dai una falla. Prendi tua sorella, solo tua sorella, ma sono 40 anni che ti voglio fare una becciatina, pim, dritta, orge, violenza, morti, la coscienza che riaffiora, Dio mio, cosa ho fatto? Lei che dice, vado fino a giù, ma prendi l'ascensore. No, faccio prima così, e si imbelina giù dalla... Allora, questi sono documenti autentici. Allora, è scomparsa la canapa. È scomparso, e scompaiono queste cose, continuano a scomparire. Sotto i nostri occhi continuano a scomparire queste cose nella normalità più assoluta. 10 anni fa scoprirono 2 scienziati la fusione.